I canali social di Matteo Salvini ormai hanno una dimensione e un'intensità di pubblicazione così elevata che richiedono indubbiamente una macchina organizzativa importante per coprire, diciamo, tutta la sua attività dal punto di vista grafico e multimediale. Tutto questo naturalmente richiede una competenza interdisciplinare all'interno del nostro team, ma alla fine la spinta, lo spirito e l'imprimatur di ogni contenuto che viene pubblicato è sempre derivante dal fiuto e dal controllo di Matteo Salvini. Quindi noi usiamo il termine valorizzazione. Valorizziamo dei contenuti che vengono proposti da Matteo Salvini rendendoli massimamente adatti alla pubblicazione, tenendo conto dei diversi canali social, dei diversi contesti. Ma posso dire che è proprio sui social media che è iniziato in tempi antichi e non sospetti il passaggio dalla dimensione, diciamo, della vecchia Lega a quella della nuova Lega salviniana. In particolare noi già dal 2014, quindi il primo anno in cui Matteo Salvini diciamo, ha assunto il ruolo di segretario della Lega e ha affrontato la sua prima competizione elettorale importante, appunto le europee del 2014, proprio in quel contesto noi abbiamo cominciato a nazionalizzare la comunicazione e quindi è lì che si è vista anche tutta la potenzialità che c'era. Di fatto c'è stata una rivoluzione copernicana nell'ambito della Lega e posso dire che i social network sono stati fondamentali per questa nuova dimensione nazionale del movimento di Salvini.